Con quelle siamo tutte photoshoppate pronunciato qualche anno fa, Elena Santarelli ha sdoganato i difetti più comuni delle donne, rivelando di avere anche lei, come tante donne del mondo dello spettacolo, la cellulite e stabilendo da quel momento in poi con le sue fan un rapporto vero e sincero. E non si smentisce neanche a pochi giorni dalla nascita della piccola Greta. Su Instagram, infatti, la showgirl ha mostrato le sue rotondità per dimostrare che, come qualsiasi neomamma, anche lei deve mettersi sotto per tornare in forma. Dopo una foto in cui la vediamo allattare Greta Corradi, Elena Santarelli si concentra su un problema che affligge moltissime donne che non riescono a perdere quei chili in più presi durante i 9 mesi della gravidanza e scrive: «Vorrei rincuorare tutte le neomamme che la pancia non mi è sparita come molti pensano e hanno anche scritto. Mi piacerebbe che passasse questo messaggio, cioè che a noi ragazze del mondo dello spettacolo sparisca subito la pancia dopo il parto. Siamo tutte uguali», ribadisce Elena Santarelli. «Siamo tutte mamme con o senza pancia molle. Peccato non si veda la ritenzione idrica continua, perché vi assicuro che c'è anche quella. Auguri a tutte le neomamme». Elena Santarelli dopo il parto riprenderà i suoi esercizi e continuerà a mangiar bene e sprona le neomamme a fare come lei, organizzarsi con le poppate e camminare, magari anche al parco con il passeggino.